Buongiorno. Allora, andrò veloce perché darò dei numeri, cercando di semplificare il lavoro dei colleghi. Allora, quest'anno il festival ha la presenza di oltre 100 autori. Ci sono 23 incontri. Faccio un passo indietro. In realtà il festival è strutturato in tre momenti. C'è un pre-festival dal 18 al 24, una settimana di eventi sparsi nella città, alcuni dei quali vi sono stati già in parte anticipati e illustrati, però essenzialmente sono il ciclo di proiezioni della Maratona Dantesca nel circuito delle biblioteche di Roma, le visite guidate nei quartieri dei migranti e nelle case degli scrittori e due laboratori. Dopo questo pre-festival, che semina la città con pillole di letteratura e di narrazione di viaggio, c'è il festival vero e proprio, che si svolge in particolare nella sede storica della Società Geografica Italiana a Villa Cevimontana. Quella che noi chiamiamo ormai, con una formula che è diventata un po' retorica dentro di noi, noi detestiamo la retorica, una sorta, ci salviamo con una sorta, le virgolette, una sorta di casa del viaggio, nel senso che in quei tre giorni, in particolare dal venerdì mattina, dalle 11 di venerdì mattina alla sera di domenica, si svolgono sul palco e attorno, nei giardini, dentro il palazzetto, una serie di eventi che animano di narrazioni di viaggio quel luogo, e dunque in questo senso per noi diventa una specie di casa del viaggio. In realtà il giorno precedente, giovedì 25, il festival si apre con l'inaugurazione delle mostre principali del festival. È stata ricordata la mostra sull'Eritrea al Museo Pigorini, ricordo la mostra Destination Hop prodotta dall'Agenzia Fotografica Parallelo Zero a Palazzo Braschi. Poi, dunque, il festival si trasferisce, come dicevo prima, a Villa Cevimontana. E poi vi magari racconterò quello che era il nostro presidente onorario, che sarà protagonista anche di un incontro con il figlio. Racconteranno le proprie Americhe. Stefano racconterà l'America Latina, i suoi racconti, le sue memorie attorno all'America Latina, che daranno vita a un libro che verrà pubblicato nei prossimi mesi. E il figlio Giuliano ha fatto invece un viaggio lungo la Blues Highway di statunitense e racconterà a sua volta, con accompagnamento musicale, quel tipo di viaggio. Dunque, qualcos'altro è necessario che io vi dica. Per quanto riguarda un'altra presenza importante per noi è quella della libreria dedicata al viaggio all'interno della nostra proposta. Per noi è fondamentale che ci sia uno spazio libri. Quest'anno sarà animato e sarà protagonista la libreria L'Argonauta, che ringraziamo per l'impegno profuso, accanto alla quale ci sarà un caffè letterario dove quest'anno, come novità, piccola novità, sarà possibile anche degustare dei piatti ispirati anche ad autori della letteratura di viaggio. Così come vorrei citare invece le due serate che vedranno protagonisti e gli attori e gli amici di Voci nel Deserto. Assieme a loro abbiamo costruito due serate eventi attorno a due temi come la Grande Guerra e il Grand Tour. In particolare il venerdì seguiranno l'incontro tra Stefano Malatesta e Paolo Rumiz sui temi della Grande Guerra. Ci sarà un intero spettacolo, diciamo, reading teatrale sul temi appunto della guerra a cura loro, mentre il sabato, sempre alle 20:30, interverranno con i loro contributi di citazioni colti nella memoria letteraria, ma non solo, attorno al tema del Grand Tour e del turismo e del viaggio, all'interno di un incontro dedicato appunto al tema del Grand Tour, realizzato in collaborazione con la rivista Nuovi Argomenti. Sicuramente dimenticherò qualcosa e mi scuso per tutti. Perché oltre questo altro ancora, credo che la cosa migliore è suggerire agli amici giornalisti.
Se ci sono delle domande. Ah, sì, c'è un sito festivalletteraturadiviaggio.it dove a partire da non so, qualche minuto sarà disponibile l'intero programma. Avete tutti, spero, una cartella stampa. E non so se ho dimenticato qualcosa di fondamentale. Sono io che in genere passo i biglietti per le dimenticanze, adesso non lo so. Ci teniamo a dire che, perché abbiamo scelto il Tevere, l'hanno detto molti, perché noi già dentro abbiamo un focus sul Tevere, però ci sembrava giusto che un festival che si occupa della categoria del viaggio invitasse anche un po' a spostarci al movimento già da questo momento, perciò poi vi invitiamo a salire con noi, ovviamente in maniera un po' contingentata, su questa barca che ci sta aspettando, a fare un giro di non so quanti minuti, e poi c'è comunque un buffet o non so bene cosa, di una degustazione a chilometro zero. Un'ultima cosa forse sul web, abbiamo un incontro, per noi è un format importante, in Web We Travel, perché ormai si viaggia sempre di più nel web o grazie al web, o forse troppo, insomma alcuni possono avere opinioni diverse. Abbiamo creato anche lì un premio, un piccolo premio, non vogliamo essere, come dire, i primi a voler aver creato un premio per i blogger, ovviamente, ma questo piccolo premio dedicato al blogger di viaggio l'abbiamo creato all'interno del nostro incontro. E poi ci terrei veramente a dire che abbiamo da 3 anni un premio per il miglior progetto presentato al laboratorio di scrittura e fotografia in viaggio. Quest'anno abbiamo voluto intitolarlo alla memoria di Bruno Boschin, che purtroppo ci ha lasciato, è stato un nostro compagno di viaggio e un nostro partner interno al festival, oltre che con la sua libreria del viaggiatore a condividere e a fare con noi delle scelte, perciò quest'anno lo vogliamo ricordare.